Pace e bene. Commentiamo quest'oggi un brano preso dal primo epistolario a pagina 612. Non lo leggeremo tutto perché è un brano molto lungo, è una lettera di diverse pagine ed è soprattutto una lettera molto complicata, ma anche veramente interessante perché ci fa conoscere il rapporto di Padre Pio con la notte oscura, ma soprattutto con San Giovanni della Croce. Siamo a pagina 612 del primo epistolario, la lettera è del 19 luglio 1915. Mio carissimo Padre, la grazia del Celeste Padre informi sempre più il vostro spirito, rendendolo sempre più degno per la Patria Celeste, così sia. E qui Padre Pio comincia con un'espressione latina presa dal libro di Giobbe, dal capitolo 7 del libro di Giobbe, versetto 20. Quare posuisti me contrarium tibi, et factus sum mihi met ipsi gravis? Praticamente nel versetto 20, la prima parte, Giobbe domanda se ho peccato. Che cosa ti ho fatto, custode dell'uomo? E poi c'è questa risposta, che questa seconda domanda, che è quella che poi prende Padre Pio nella sua lettera. Quare posuisti me contrarium tibi? Perché mi hai preso a bersaglio? Et factus sum mihi met ipsi gravis, e ti sono diventato un peso. Quindi perché, o Signore, mi hai preso di bersaglio, perché ti sono diventato un peso? Immaginate una persona credente, un mistico, che innalza questo grido a Dio facendo sue le parole di Giacobbe. Ma cosa, di Giobbe, ma cosa sta veramente succedendo nella vita di Padre Pio? Proprio a commento di queste parole, vediamo quello che scrive Giovanni della Croce, a commento delle parole di Giobbe. L'anima anzitutto riceve la luce o sapienza. Questa luce o sapienza è molto luminosa e chiara, mentre l'anima che ne è investita è oscura e impura. Quando la riceve soffre molto. Succede un po' come quando gli occhi sono ammalati e sofferenti per umori cattivi e soffrono se colpiti da una viva luce. La sofferenza dell'anima dovuta alla sua impurità è realmente immensa quando viene investita dalla luce divina. Quando infatti l'anima è investita da questa purissima luce al fine di essere liberata dalle sue impurità, si sente talmente impura e miserabile da avere la sensazione che Dio ne sia contro, ecco le parole di Padre Pio, e che essa stessa sia diventata nemica di Dio. Pensando che Dio l'abbia scacciata, avverte tanta pena, scrive San Giovanni della Croce, tanta pena e sofferenza da sperimentare una delle prove più dure alle quali fu sottoposto Giobbe in una situazione simile. Per questo egli gridava al Signore: perché mi hai preso a bersaglio e sono diventato un peso a me stesso? Le stesse parole di Padre Pio. E vediamo Padre Pio poi come descrive proprio questa sua situazione personale. Quale posuisti me contrarium tibi et factus sum mihi semet ipsi gravis? Questo è il grido che emette l'anima mia, scrive Padre Pio, dal fondo della sua miseria in cui è posta dal suo Dio. La mia anima è posta dal Signore a marcire nel dolore. Il mio stato è amaro e terribile e estremamente spaventoso. Tutto è oscurità intorno a me e dentro di me. Oscurità nell'intelletto, afflizioni nella volontà, angustiato sono nella memoria. Il pensiero della sola fede mi regge in piedi. Nell'intimo sono tocco di dolore e in pari tempo afflitto e ansioso di amore divino. Ecco, vedete,
Padre Pio dice: c'è questa luce che mi mette nell'oscurità. San Giovanni della Croce dice: quando l'anima è investita da questa luce inizia la purificazione. Probabilmente Padre Pio, quando scrive il brano, ha effettivamente davanti a sé le parole di Giovanni della Croce, quindi rilegge se stesso in questo tormento di cui parla Giovanni della Croce. Poi dice Giovanni della Croce: l'anima sa che Dio la ama, anche se gli sembra di essere abbandonata e perseguitata da Padre Pio. Scrive Padre Pio: è una grazia questo stato per me, oppure segnerà adesso un eterno abbandono, un ritiro per sempre di Dio da me a causa dei continui disgusti che a lui cagionai con la mia vita. Questo mio povero spirito, trova egli in Dio un padre amoroso che sempre l'accolga, o piuttosto un giudice severo che lo condanna? Io non sono in grado di poterlo sapere. Ho terribile oscurità, ho tremenda incertezza. Io non ne posso quasi più, la mano di Dio si è gravata sopra di me, il morire sarebbe un sollievo per me. Ora, qualcuno potrà dire: ma perché leggiamo queste cose? Perché in realtà sono esperienze mistiche di un livello molto grande, forse possono lasciarci meravigliati, forse anche scandalizzati che ci sia questo atteggiamento da parte di Dio, ma concretamente a che cosa serve? Tutto questo ci serve a comprendere come la fede viene realmente messa alla prova, dice la scrittura, come oro nel crogiolo. Ma non perché Dio si diverta, ma perché Dio vuole lasciare fino alla fine il santo libero di cercare. Quindi da una parte Dio affascina, e sappiamo bene che quando una persona affascina ti toglie la libertà, ma d'altra parte sembra respingerti per spingere a dire: io ti devo amare, ma non per quello che provo, non perché mi hai dato le stime e tu mi stai dando dei doni straordinari, ma ti amo perché io credo in te e perché la mia fede in te non viene meno anche se io mi sento respinto. E dicevo, queste pagine le leggiamo perché? Perché questa storia è la storia che attraversa la vita di molte persone. Chiaramente non c'è quella notte oscura mistica come quella di Padre Pio, ma c'è la notte oscura del quotidiano in cui sembra che Dio sparisca, sembra che Dio ci lasci da soli. Vedete come continua a spiegare l'azione di Dio San Giovanni della Croce. Anzitutto, poiché la luce o sapienza di questa contemplazione è molto luminosa e chiara, mentre l'anima che ne è investita è oscura e impura, quando la riceve soffre molto. Succede un po' come quando gli occhi, dice San Giovanni della Croce, sono ammalati. Sembra, dicevo prima, diceva che è come quando una luce forte colpisce gli occhi ammalati. Continua Padre Pio: in questo stato, quello che in modo speciale più mi strugge è il vedere che non sono degno di Dio e non lo sarò più, perché vedo con chiarezza la mia bruttura. Conosco pure nel più chiaro modo che sono affatto indegno di Dio e di qualsiasi creatura. Innanzi all'anima si vanno schierando tutti i mali di cui si è resa colpevole davanti a Dio. Ecco, anche Santa Teresa nella vita dice: mi accadeva alcune volte di essere in grandissime pene spirituali insieme ai tormenti e dolori fisici così intensi da non sapere come darmi aiuto. Dimenticavo allora tutte le grazie che il Signore mi aveva fatto, me ne restava solo un ricordo come di una cosa sognata che serviva a darmi pena. L'intelligenza mi si offuscava tanto da farmi sorgere mille dubbi e sospetti. Mi sembrava di non aver saputo comprendere quanto mi era accaduto e che forse era frutto della mia fantasia. Ecco, a questo punto dice: però questa miseria, dice,
poteva essere un'umiltà creata dal demonio per spingermi alla disperazione. Che sia un'umiltà diabolica si vede chiaramente dall'inquietudine e dal turbamento con cui comincia, dal tumulto che produce nell'anima e dalla incapacità che porta alla preghiera. Volevo portarmi proprio qui. E cioè questo momento in cui sembra che Dio abbandoni la persona. E abbiamo detto c'è molta similitudine tra, c'è molta vicinanza tra la notte oscura di Padre Pio e quelle notti di disperazione che vengono. Può rivelarsi poi una tremenda tentazione del demonio. E cioè può essere che il demonio ci dica, ecco, tu sei peccatore, ti vengono tutte queste cose perché tu hai fatto del male, tua madre, tuo nonno, dicono i grandi profeti del nostro tempo, ha avuto qualche cosa, in questa casa c'è stato del male, allora ti vengono queste disgrazie. Questa è tutta azione del demonio. È azione del demonio che vuole allontanarci da Dio spingendoci alla disperazione. Allora dice Santa Teresa, in realtà la vera umiltà è adorare questa luce di Dio che entra nella nostra vita, contemplare la sua giustizia, credere sempre nella sua misericordia. L'umile è colui che confida nella misericordia di Dio e sa che tutto è grazia, anche il momento del dolore. Allora ecco, attenzione, attenzione a quella disperazione che ci fa sembrare tutto nero, grande fiducia nella misericordia e nell'amore di Dio. Pace e bene a tutti.